Il manto stradale ha ceduto in viale Buridani, angolo via Goito, aprendo una voragine in mezzo alla carreggiata. È accaduto questa mattina, mercoledì 30 gennaio, intorno alle 6 a Venaria Reale. Da lì era appena passato un mezzo della raccolta rifiuti. Il conducente ha sentito l'asfalto scricchiolare e, appena passato il tratto in questione, ha visto aprirsi dietro di sé il grosso buco, profondo circa 2,5 metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale, i vigili del fuoco di Torino con i funzionari del comando, i tecnici comunali SMAT, i carabinieri e Luigi Tinozzi, consigliere di minoranza. Sono stato avvisato da alcuni cittadini di Venaria per quanto riguarda la situazione che si è venuta a creare. Non oso immaginare se questo succede di sabato, in una situazione in cui continuiamo ad operare in mancanza di sicurezza totale sul mercato principale di Venaria, dove non vengono rispettate le norme che già riguardano la vita del mercato stesso. Spero che da oggi l'amministrazione comunale sospenda immediatamente il mercato sul viale Buridani, perché questo può essere l'esempio di come succedono le tragedie in Italia. Quindi nel momento in cui succede la tragedia, poi vediamo quelle che sono le responsabilità. Grazie. Il tratto è stato messo in sicurezza. Con ogni probabilità a causare il cedimento è stata la rottura di una tubatura sotterranea. Fortunatamente il fatto non è capitato durante il giorno di mercato e, sempre fortunatamente, quando ha ceduto non c'era nessuno sopra, altrimenti ci sarebbero potuti essere dei feriti. No, tanto adesso vado con mia collega che lo chiudiamo.